Il lupo non si ammansisce nemmeno a Gubbio. Sovvertendo persino la storia dei fioretti francescani, l'animale simbolo del popolo irpino ha dimostrato di essere ancora feroce e assetato di vittorie. Per la 14ª volta consecutiva, con lo scudetto compresa, l'Avellino ha sbranato l'avversario 3-0, il pesante risultato del campo inferto ad una pergolettese che aveva iniziato il match con una certa baldanza, ma col passare dei minuti si è arresa all'incredibile forza fisica della squadra che al 95esimo ha inferto addirittura il terzo gol ai ragazzi allenati dall'ex Matteo Contini. Un successo schiacciante ottenuto davanti a soli 150 tifosi, di cui almeno 100 provenienti dall'Irpinia, che adesso spalanca ai biancoverdi le porte della finale che si giocherà domani a Renato Curi di Perugia contro il Lecco. Eppure la sfida di ieri del Barbetti non era iniziata sotto una buona stella, perché il 4-3-3 zemaniano disegnato dall'ex Contini era riuscito a coprire tutti gli spazi del campo, costringendo Morero e compagni sulla difensiva. Proprio il capitano argentino, stoicamente nel la mischia, malgrado una contrattura, ha sbrogliato diverse situazioni scabrose dalle parti di Lago Marsini. Di contro, il solo Tribuzzi ha provato a pungere la difesa lombarda, che si è stretta intorno all'esperienza di Fabbro, rischiando solo al 18esimo su un tiro dal limite di Paolo Antonio. Quando la pergolettese sembrava sul punto di passare, però, è stato proprio l'ex Teramo a colpirla in maniera feroce dal vertice dell'area sinistra, in posizione defilata, come a Trastevere il centrocampista sorpreso Chiovenda sul suo palo di competenza. Il gol, invece di galvanizzare l'Avellino, ha avuto il potere di far reagire con rabbia i lombardi, che hanno addirittura colpito due reni. Alla mezz'ora Bortoluz ha mandato di testa la palla a stamparsi all'incrocio dei pali di un immobile Lago Marsini, mentre 4 minuti dopo il missile di Cazzamalli è tornato in campo ribattuto dal palo. In questo secondo episodio Morero, da capitano coraggioso, ha riportato un taglio alla coscia destra ed è stato costretto a restare nello spogliatoio. Ad una sofferenza del primo tempo ha fatto da contraltare una ripresa autoritaria dei biancoverdi, merito anche di Bucaro, che ha tirato fuori dalla mischia uno stanco Alfageme e inserito Matute. Col camerunense a correre in mezzo al campo, la squadra si è messa a specchio con l'avversario e non ha quasi più corso rischi. A chiudere la contesa e mandare al tappeto la pergolettese ci ha pensato nuovamente di Paolo Antonio, sempre da calcio piazzato. Stavolta la mattonella spedita alle spalle di Chiovenda è stata d'autore, facendo sorgere a tutti il paragone con Pirlo. Applausi a scena aperta dei 150 presenti e finale praticamente in ghiaccio con la pergolettese che ha alzato bandiera bianca. Malgrado ciò il lupo non si è fermato, anzi Nando Sforzini, spedito in campo nell'ultimo quarto d'ora, ha provato invano a trovare il tris, ma al 37esimo ha sbagliato di poco la mira di testa e poco dopo ha trovato uno strepitoso Chiovenda a dirgli di no in due tempi. Al quinto di recupero, però, quando la curva sud ha intonato per la prima volta il coro "Vinceremo il tricolore", il terzo tiro del tagliagore, parato da Chiovenda, è finito sul destro di Ciotola, che comodamente ha chiuso i conti e spedito tutti a Perugia.